Bene, ci ritroviamo con Davide Visciglia oggi sabato, la vigilia della pausa per l'eccellenza, la prima gara ancora deve aspettare, sappiamo i gironi, ma non sappiamo l'entrata. La squadra si è allenata contro Gaeta in prima squadra, com'è andata? Mi sembra che primo tempo benino, secondo tempo vabbè, fino fuori un po' di stanchezza forse. Sì, il primo tempo abbiamo mantenuto bene il campo, nonostante non siamo ancora molto brillanti, perché siamo in piena preparazione, quindi, però abbiamo mantenuto tatticamente, a me mi interessava le scalate, qualcos'altro insomma, a livello tattico, e siamo andati discretamente, abbiamo mantenuto bene il campo contro una squadra che già insomma è rodata. Rodata, già quasi 3 mesi di preparazione, sono già alla quarta, quinta di campionato, adesso non mi ricordo bene. Quindi niente, ho avuto delle indicazioni sicuramente positive nel primo tempo. Il secondo purtroppo, col fatto anche numericamente, siamo in pochi, e la condizione è quella che è normale che siamo scesi di condizione. Loro hanno aumentato il tasso tecnico e poi dopo c'è stata una differenza insomma palese. Ma in condizione numericamente sei al di sotto perché c'è qualche infortunato di troppo, oppure la rosa che comunque ancora la deve integrare? C'è qualche assente, c'è sicuramente qualcosa da integrare perché manca qualcosa e quindi ancora siamo in allestimento, diciamo che dobbiamo per completare la rosa, non per quello. Nel frattempo, dopo questi 15 giorni che non ci siamo visti, hai potuto valutare la rosa? Come ti sembra? Ma ripeto, una squadra molto giovane dove c'è da lavorare, solo il lavoro potrà insomma fare in modo che la squadra migliori. È normale che se poi c'è qualche giocatore di categoria che ci dà una mano, allora la squadra diventa più competitiva, però per adesso diciamo siamo ancora una squadra molto molto giovane e inesperta poi. Intanto non so, ho capito, ma ci sta diciamo così qualcosa che comunque hai sondato in sonno, oppure ancora c'è da aspettare, diciamo così? No, adesso il mercato è chiuso, quindi dobbiamo cercare di andare avanti con i giocatori che si hanno in rosa, lavorare con la speranza insomma che venga qualcun altro a dare la mano, perché il campionato è lungo e serve insomma anche un ricambio anche a livello numerico. Non so se hai visto il girone, se conosci le squadre. Non so il valore della prima categoria nel Lazio, quindi non so dire se effettivamente... Però ci sono molti derby, quindi questa è la cosa fondamentale. Sì, il campionato 16 squadre, un campionato lungo, insomma è impegnativo, è normale che i ragazzi devono mettersi in testa che per fare un buon campionato bisogna allenarsi, bisogna lavorare duro e solo così si potranno avere delle soddisfazioni. Altre amichevoli le hai previste? Sì, mi sembra la prossima settimana con la polisportiva Gaeta, e la squadra insomma che sta alla, grosso modo alla parità di condizione nostra, anche dal punto di vista tecnico, se non di più, perché loro hanno fatto una squadra per vincere il campionato, e quindi... però diciamo che ce la possiamo giocare alla pari. Certo, certo. D'accordo, allora niente, aspettiamo eventi positivi, appuntamento alla prossima, okay, grazie. Yeah.